È stato presentato questa mattina a Palazzo di Città il nuovo amministratore unico di Alba, Palmerino Belardo, nominato in sostituzione di Luigi Giampaolino, da tempo in rotta con l'amministrazione comunale. Nuovo corso per la partecipata del Comune, alla quale nei prossimi mesi saranno assegnati nuovi servizi oltre a quelli già in carico, ma che dovrà fare prima i conti con la situazione debitoria. I problemi sono tanti, ecco per questo la necessità di un nuovo amministratore, tra l'altro scelto con evidenza pubblica e col massimo della trasparenza, però l'obiettivo di rilanciare una società che effettivamente ha un bilancio che pesa molto, problemi che vengono da lontano. Noi facevamo il calcolo che dal 2002 ad oggi i trasferimenti del Comune alla società, compreso le rattomazioni i rifinanziamenti, ammontano a circa 100-155 milioni di euro dal 2002 a oggi. Sono tanti, quindi il problema non è in che anno o quale anno, ma è come sono stati utilizzati questi soldi. Sicuramente non c'è stata un'oculatezza nel gestire la società, insomma, e soprattutto quello che ci siamo resi conto. Se non c'era la rottamazione, ahimè, non ce ne saremmo resi conto, che dei circa 6 milioni di euro che avevamo pagato con la rottamazione, quindi risparmiando 2 milioni di euro, ci siamo trovati che 2 milioni di questi non erano neanche a bilancio, cosa gravissima. I debiti, la maggior parte dei debiti, tra l'altro, e nel momento in cui chiudevamo il bilancio è arrivata un'altra cartella di 1 milione di euro, debiti che sono stati accumulati diciamo dal 2005 al 2013. Quindi poi quando si sente in consiglio comunale qualcuno che parla a vuoto, come se questa è la prima amministrazione, io voglio rivendicare il fatto che è veramente la prima amministrazione che mette mano ai conti senza guardare in faccia nessuno. Innanzitutto ringrazio l'amministrazione per la fiducia che mi ha accordato. Poi il primo passo sarà quello di fare un'analisi seria e rigorosa dello stato dell'arte della società, che sembrerebbe, da notizie informali che ho assunto in questi giorni, versi appunto in una situazione debitoria particolarmente critica. Per cui, a valle di questa analisi che ci riserviamo di approfondire, adotteremo tutte le opzioni che il quadro normativo vigente mette sul tavolo in materia di società partecipate. Solo dopo questa analisi sarà possibile poi andare nel dettaglio e valutare appunto tutte le opzioni che la normativa ci fornisce per rimettere in piedi la società e per avviare un piano di razionalizzazione, insomma, serio. L'età media dei dipendenti è molto alta, si parla di 60 anni. Lei è preoccupato da questo dettaglio? Beh, sicuramente diciamo, un'età media elevata dei dipendenti comunque non ci consente di soddisfare appieno tutte quelle che sono gli standard di servizio che noi ci prefiggiamo di raggiungere. Valuteremo anche questo e vedremo di adottare anche su questa tematica delle soluzioni. Insomma. L'ipotesi di nuove assunzioni? Vediamo se la normativa lo consente, perché no? La normativa e le condizioni economico-finanziarie.